29 maggio è mezzogiorno meno un quarto. Siamo qui nel parchetto alla Rustica, via D'Ameta, dove 10 giorni fa ci siamo venuti a fare un video e non mi sembra che le cose siano cambiate un granché, anzi, per niente. Potremmo dire tranquillamente che sono peggiorate. Peggiorate perché l'erba è ancora più alta e qui non ho letto, non è uno dei parchetti dove sono previste pecore. Il camminamento qui che usano tante volte i cittadini per tagliare si sta richiudendo e questo, diciamo, è il degrado. Lì c'era l'area giochi bambini che non c'è più. L'erba si sta seccando. Cosa estremamente grave e pericolosa. Siamo alle spalle della ex casa delle associazioni, ecco quella lì, dove mi è stato riferito, ho letto anche su Facebook, che stanno facendo dei lavori di messa in sicurezza. Qui ovviamente monnezza che nessuno ha ritirato, l'erba secca. C'è un furgone di una ditta, lì il cancello è sempre aperto, posteriore, perciò tanto messa in sicurezza non è, e vediamo in che consiste. La messa in sicurezza consiste nell'eliminazione dei vetri e della posa in opera di una maglia di ferro con quadrotti 20-20. Perciò voglio dire, una messa in sicurezza a dir poco approssimativa. Sempre degrado, questo è quel bel giardino che alcuni, una coppia di volontari che abita qui, lo tengono come un oracolo e lo abbiamo già ampiamente documentato. Lì c'è la tittoria, lavanderia, l'usato nuovo, gli unici due box occupati. Gabriele che controlla i lavori e la messa in sicurezza, ripeto, è soltanto la posa in opera di quella rete elettrosaldata, null'altro.